Sono io. Ciao tesoro, com'è andata? Ho lavorato a pranzo e ho fame. Che cos'è? Torta capovolta all'ananas. Buona. Mi ricorda la torta che la tua ex amica Brie aveva portato a una cena. Già, non mi ricordavo. E ovviamente quella non l'ha fatta Brie, dato che io non la vedo più, perché so che cosa provi per lei. Quindi questa da dove verrebbe? L'ho fatta io. Davvero? Mm-hmm. La donna che ordinava al cinese per Natale ha fatto una torta capovolta all'ananas. Beh, non è difficile. Si prende qualche ananas e si capovolge la torta. Ma lo sai, questa sembra così buona che mi piacerebbe che tu me ne facessi una uguale. Adesso? Certo. E mi siederò e ti guarderò mentre la prepari. Bene, non c'è problema. Prima devo prendere un po' di farina, perché non si può fare un dolce senza farina, giusto? Oh no, mi è caduta tutta addosso. Forse dovrei levarmi questo golfino. Ma perché tu e io non ce ne andiamo su in camera da letto? Fai la torta. Però hai davvero molta fame. E va bene, lasciami andare a rinfrescare. Vuole da te una torta capovolta all'ananas. Dalla donna che ha ordinato al cinese per Natale. Abbiamo già discusso di questo. Adesso come me la cavo? Se non riuscirò a farla, lui capirà che ci siamo viste. Prendi tempo, te ne preparo una e poi te la porto. No, vuole guardarmi mentre la faccio. Ok, niente panico, facciamo così. Come? Bene, una torta capovolta all'ananas. Subito in arrivo. Preriscalda il forno a 200 gradi. Prima si riscalda il forno a 200 gradi. Poi cominciamo con la glassa di caramello. E poi cominciamo con la glassa di caramello. Per la quale mi serve lo zucchero. Di canna! Di canna. E il burro? Quanto burro? Con chi stai parlando? Con mia nonna. Questa era una sua ricetta e parlare con lei mi fa sentire come se fossimo ancora insieme. Beh, quanto burro, nonna? 2 etti e mezzo. Capito? Ho sentito il timer del forno, diamo un'occhiata? No, ancora no! Il segreto è tutto nel raffreddamento e infatti è meglio lasciarla raffreddare sul davanzale. Salvi, raccogliamo fondi per... Fatemi largo! Torta bollente! Ok, però mentre aspettiamo c'è una cosa che voglio dirti. Ehi! E non riguarda l'argomento torta, ma l'argomento fiducia. È veramente triste che tu costringa tua moglie a fare un dolce per dimostrare che non mente. Hai idea di quanto questo sia offensivo? La torta è pronta. Ah, eccola. Una perfetta torta capovolta all'ananas. Magari fosse così facile impastare la fiducia.